Il 13, 14 e 15 febbraio l'Accademia di Belle Arti di Macerata aprirà le porte per l'Open Day, un evento per conoscere più da vicino le strutture e le attività di questa istituzione. Sarà possibile infatti, dalle ore 9 alle 19, visitare i luoghi in cui si svolge la vita didattica. L'Accademia di Macerata ha diversi corsi, diverse scuole che naturalmente danno il vantaggio allo studente che si vuole iscrivere da noi di avere una scelta. Abbiamo una buona offerta formativa. Nelle piccole accademie si lavora anche meglio, bene, perché avendo a disposizione il docente per te e altri 40 studenti, è ovvio che l'attività si svolge in maniera più approfondita, magari se seguito con più attenzione, quindi avere magari dei preziosi consigli, avere quindi la possibilità di essere seguito quasi a personam, insomma. In occasione dell'Open Day sono state organizzate anche varie mostre, come quella che si terrà nella Galleria Galeotti intitolata Nodi d'Aria, che verrà inaugurata giovedì 13 febbraio alle ore 9. Nodi d'Aria è un'unica parola, nasce da una volontà ben precisa. Da una parte siamo all'interno di un discorso legato all'Open Day, quindi legato all'Accademia delle Belle Arti di Macerata, legato ad un'istituzione, legato ad un pensiero ben preciso, che è quello della pedagogia, della didattica, da una parte. Dall'altra parte a fare arte, organizzare un discorso ben preciso sull'arte contemporanea. E allora questa mostra, Nodi d'Aria, sta a significare due elementi ben precisi, quindi il personale da una parte, l'artista che porta avanti la propria ricerca, dall'altra parte invece uno sgambetto laterale, l'artista che diventa docente, che diventa educatore e che naturalmente apre un discorso diverso, differente. L'Open Day continuerà anche di sera, dove sarà possibile partecipare a due appuntamenti prestigiosi. Giovedì 13, dalle ore 21, l'Accademia accoglierà la Compagnia dell'Arancia, con cui aveva già collaborato in precedenza, per poi cambiare programma nella serata di venerdì 14 per far spazio alla musica, con un evento in collaborazione con Pop Sofia, dal titolo Nichilismo nella canzone italiana, da Bonugno a Vasco Rossi.